Natale particolare. Un Natale decisamente amaro ed una rivelazione shock per la showgirl argentina Belén Rodríguez. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini durante l'ospitata a CR4, il programma di Prime Time condotto da Piero Chiambretti. Il direttore di CHI, infatti, ha svelato che le ultime settimane sono state decisamente turbolente per la famiglia Rodríguez. La famosa famiglia argentina ha dovuto fare i conti con un problema relativo al papà Gustavo. Quest'ultimo è stato ricoverato in ospedale per qualche giorno, circa una settimana fa. Parla Signorini. La rivelazione shock che riguarda la famiglia Rodríguez è stata chiarita da Alfonso Signorini. Qualche giorno fa, il papà di Belén Rodríguez era andato in escandescenze a Milano e aveva cominciato a lanciare diversi oggetti dalla sua abitazione. Addirittura sul posto era stata costretta ad intervenire la polizia, allertata dalle numerose telefonate delle persone che stavano assistendo interdette alla scena. In un secondo momento, il signor Gustavo era stato portato via in ambulanza e sottoposto ad alcuni giorni di ricovero in ospedale. Pare che in quell'occasione fossero presenti anche Cecilia Rodríguez e il fidanzato Ignazio Moserman Belén, la quale ha preferito non dire nulla sui social network. Poche ore fa, invece, Alfonso Signorini ha fornito la sua versione dei fatti. Il direttore di CHI ha rivelato durante la trasmissione televisiva di Piero Chiambretti che questo Natale non è stato per niente facile per la conduttrice argentina. Il peggio è passato. La rivelazione shock che riguarda Belén sembrerebbe trovare un attimo di tregua. Per fortuna il peggio è stato evitato. Anche se il giornalista milanese ha rivelato che questo, per Belén, è stato un Natale decisamente brutto. Nonostante tutto, però, i Rodríguez non hanno perso la voglia di divertirsi, così come testimoniano le foto e i video che hanno postato sui social. Assente dai filmati papà Gustavo.